In questo secondo video diamo qualche cenno di programmazione funzionale. Ovviamente la programmazione funzionale ci interessa darne qualche cenno perché può essere comoda anche in un utilizzo, diciamo, normale, tradizionale di JavaScript. Non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, un po' perché è un po' fuori tema rispetto al corso e un po' perché voi avreste dovuto fare già un corso, nel scorso semestre, in cui appunto trattate la programmazione funzionale in JavaScript, in Python. E quindi questo è, diciamo, un piccolo cenno su alcuni metodi di programmazione, un piccolo cenno sulla programmazione funzionale in generale, molto molto leggero, e poi invece vedremo alcuni metodi di programmazione funzionale offerti da JavaScript che possono essere molto comodi anche in un utilizzo più, diciamo, non funzionale, del nostro codice. Allora, giusto per dare una piccola panoramica per essere tutti sulla stessa pagina, la programmazione funzionale è un paradigma, non è una metodologia, non è un metodo, non è una struttura dati, è un paradigma. La programmazione oggetti è un paradigma, la programmazione funzionale è un altro paradigma, addirittura un paradigma più vecchio storicamente della programmazione oggetti. È un paradigma dove gli sviluppatori, per la maggior parte, se non unicamente, costruiscono e strutturano il codice dei loro programmi utilizzando funzioni. Non utilizzando oggetti, ma utilizzando funzioni. JavaScript non è ovviamente un linguaggio di programmazione puramente funzionale, non è neanche il suo paradigma principale, in quanto è principalmente orientato verso gli oggetti, come vedremo dopo, ma alcune caratteristiche del linguaggio sono adatte per appunto supportare la parte funzionale. E in particolare, se noi guardiamo quali sono le tre caratteristiche principali, diciamo, della programmazione funzionali, che sono il fatto di poter comporre le funzioni, il fatto di poter avere o scrivere funzioni di più alto livello e il fatto che le funzioni siano cittadini di primo ordine, di prima classe del linguaggio, sono tutte cose che noi in JavaScript, se pensate a quello che abbiamo fatto nel video precedente o 2 settimane fa, possiamo ritrovare. Per esempio, in JavaScript le funzioni possono essere usate come se fossero variabili, possono essere combinate con altre funzioni, possono generare nuove funzioni nel processo, possono essere concatenate con altre funzioni, come abbiamo visto per esempio con le promise, e così via. E come vedremo oggi anche in questo video, possiamo comporre le funzioni in JavaScript. Possiamo creare funzioni per semplificare e comprimere altre funzioni prendendo funzioni come argomento. Le callback sono funzioni che prendono setTimeout, è una funzione che prende una funzione come un argomento, per esempio. Il sort, che abbiamo visto, che in realtà è un metodo funzionale, l'abbiamo già utilizzato, il sort prende una funzione come argomento. E poi ci sono le funzioni di più alto ordine. Quindi è una funzione che opera su altre funzioni, prendendo una o più funzioni come argomenti e tipicamente ritornando una nuova funzione. Questo è tutto possibile in JavaScript. Se voi pensate, il setTimeout è una funzione che opera su una funzione, che è la callback, che prende una o più funzioni come un argomento, che è appunto la callback, in quel caso una sola, non ritorna una funzione in quel caso, ma ritorna altri valori. Ma potrebbe un setTimeout ritornare una funzione, perché no? Quindi tutto questo è possibile in JavaScript. E quindi supporta queste feature in maniera principale da subito, senza bisogno di nessuna libreria, senza bisogno di nessuna aggiunta di cambi di paradigma, eccetera. E come vi dicevo, anche utilizzando un approccio di programmazione tradizionale orientato agli oggetti, diciamo tradizionale, più tipico, più conosciuto come appunto quello orientato agli oggetti, le tecniche funzionali possono comunque migliorare la leggibilità del codice, anche in alcuni casi l'efficienza del codice. Per esempio, potremmo rimpiazzare un loop procedurale, un for, un while e quant'altro con la loro versione funzionale offerta da JavaScript, con alcuni vantaggi e ovviamente alcuni svantaggi, che però in alcuni casi possono essere molto molto utili. Tenete però anche presente che la programmazione funzionale è assolutamente rivolta a evitare la mutabilità, cioè non cambiare gli oggetti, le cose, i valori durante questa manipolazione, durante loro la manipolazione con questi, durante la manipolazione con le funzioni.
Noi sappiamo che in JavaScript le stringhe sono immutabili, quindi se utilizziamo stringhe siamo a posto. Noi però sappiamo, per esempio, che gli array sono mutabili. Quindi, seguendo, diciamo, i dettami della programmazione funzionale, se abbiamo bisogno di realizzare un cambiamento in un array, non dovremmo, secondo la programmazione funzionale, modificare l'array in place, ma creare un nuovo array che sia identico all'array originale con gli eventuali valori cambiati. E in questa prossima 10-20 minuti daremo un'occhiata ad alcuni, affronteremo una alla volta, alcuni dei più utilizzati e utili metodi di programmazione funzionale in JavaScript. Metodi che noi abbiamo già visto passando quando abbiamo parlato degli array, perché sono tutti metodi che alla fine riguardano gli array. Quando parlavamo di come si cicla sugli array, noi abbiamo detto che si può usare il for off oppure il for tradizionale e che poi c'erano tutta un'altra serie di metodi che agivano sugli array, che iteravano sugli array, e che però erano appunto relativi al mondo funzionale, quindi avremo visto in un secondo momento. Quindi adesso andiamo a vedere questi metodi. E questi metodi, che sono metodi per gli array, quindi array.forEach, sono il forEach, every, sum, map, filter e reduce. Partiamo dal forEach. Il forEach rimpiazza in un certo senso un ciclo loop, un ciclo for per esempio. Cosa fa il forEach? Il forEach invoca una funzione che viene passata come argomento, essendo funzionale, una volta su ogni elemento dell'array. Cosa fa questa funzione? La funzione la scrivete voi, quindi decidete voi cosa fa questa funzione, come manipola questo elemento dell'array. E notate tre caratteristiche principali del forEach. Uno, che questa funzione deve essere sincrona. Non può essere una funzione asincrona. Due, il forEach ritorna undefined, perché è una funzione, quindi può avere una modalità di return, ma dato che deve manipolare qualcosa, deve cambiare qualcosa come se fosse un ciclo, non ha bisogno di tornare niente, ma ritorna undefined, se voi voleste proprio vedere cosa torna sempre undefined, e non è concatenabile con altri metodi. Quindi non possiamo fare col forEach quello che facevamo col then delle promise. Mentre con altri metodi funzionali possiamo farlo. Quelli che vedremo successivamente possono tutti essere concatenati. Quindi il risultato di un metodo funzionale viene utilizzato dal metodo funzionale successivo. Il forEach non è concatenabile. Si può usare o da solo oppure in fondo a una catena. E un'altra caratteristica del forEach, per esempio rispetto al loop normale, è che non c'è un modo per stoppare o usare un break all'interno di un forEach. L'unico modo è lanciare un'eccezione. E a quel punto il forEach viene interrotto. Inoltre, il forEach non cambia l'array su cui è chiamato, ma la sua callback potrebbe, perché ovviamente la callback è la funzione sincrona che voi passate e quindi potete fare quello che volete sull'array, dato che l'array è mutabile. Secondo appunto la programmazione funzionale, voi non dovreste scrivere una callback, scrivere una funzione sincrona, in questo caso, che modifichi l'array. E qui c'è un esempio d'uso del forEach. Abbiamo un array che abbiamo chiamato letters, che è generato con l'operatore di spread da una stringa. Quindi questo letters, se ricordate, avrà in prima posizione la stringa H, in seconda posizione la stringa E, in terza posizione la stringa L, in quarta posizione la stringa L, eccetera. Quindi sarà un array composto da H, virgola E, virgola L, virgola L, virgola O, virgola W, eccetera. Poi abbiamo una variabile uppercase, che sarà pensata per contenere una stringa, e poi su questo array letters chiamiamo il forEach. Quindi per ogni elemento di questo array, che abbiamo chiamato letter, cosa facciamo? Facciamo questo. Prendiamo l'elemento, lo mettiamo maiuscolo, dato che le stringhe sono immutabili, questa operazione di lo mettiamo maiuscolo restituisce una stringa, questa stringa restituita la concateniamo con uppercase. Quindi questo forEach prenderà letter, assumerà il valore H, e quindi H verrà messo maiuscolo e verrà concatenato con uppercase vuoto, quindi uppercase conterrà H maiuscolo. Poi prenderà E, letter avrà valore E, verrà messo maiuscolo, verrà concatenato in uppercase con la H, quindi diventerà HE. Poi prenderà letter, assumerà il valore L, L verrà messa maiuscolo, concatenata e così via. Alla fine di questo forEach, che di nuovo questo è una funzione, una callback sincrona, possiamo per esempio stampare e vedremo stampato Hello World.
In questo caso la nostra funzione non manipola, non muta l'array, e quindi questo è tutto immutabile. For each non muta l'array e noi prendiamo l'array per mettere in una stringa, quindi non cambiamo il contenuto di letters. Un altro metodo funzionale è every. Every verifica se tutti gli elementi in un array passano un certo test implementato, indicato da una certa funzione che viene fornita, quindi da una callback. Every è per verificare qualcosa, quindi ritorna un valore booleano. Se tutti gli elementi in un array passano il test, restituisce vero. Se almeno un elemento nell'array non passa il test, immediatamente restituisce false. Quindi, se noi per esempio abbiamo l'array che contiene 1, 2, 3, 4, 5, possiamo scrivere a.every, dove x è ogni elemento dell'array preso uno alla volta, e diciamo x maggiore di 10. Voglio verificare che questo array abbia tutti i valori minori di 10. Quindi come funziona? X al primo giro varrà 1, quindi cicla su questo array in un certo senso, itera su questo array, x al primo giro varrà 1, 1 minore di 10, sì, x al secondo giro varrà 2, 2 minore di 10, sì, x al terzo giro varrà 3, 3 minore di 10, sì, x varrà 4, 4 minore di 10, x varrà 5, 5 minore di 10. Dato che tutti soddisfano questa funzione, che dice return x minore di 10, quindi ritorna tutte le volte vero o falso, dato che è ritornato sempre vero, il risultato di questa operazione sarà vero. Se noi eseguiamo invece questa operazione, il risultato sarà falso, perché ovviamente ci sono dei valori in questo array, il cui resto, dopo aver diviso per 2, non è 0. Ma appunto ritornano sempre un valore booleano o vero o falso. Come dicevo, se noi per esempio avessimo x minore di 1, x minore di 2 verrebbe considerato per la prima volta, x minore di 2 è vero, quindi andrebbe avanti, farebbe 2 minore di 2 no, è falso, e quindi questa operazione verrebbe interrotta. Il resto dell'array non viene considerato, non viene iterato. Un altro metodo per verificare se il contenuto di un array rispetta un certo test implementato sempre come una funzione è il metodo sum. Quindi sum, a differenza di array che verificava se tutti gli elementi di una funzione di un array rispettassero un certo test, sum verifica se almeno uno di quell'array passa il test. E funziona in maniera analoga ad every. Ritorna un valore booleano, esegue la callback, esegue la funzione per ogni elemento presente nell'array finché ne trova uno che è vero, e appena lo trova vero restituisce vero. Quindi mentre every si interrompeva solo se un elemento era falso, altrimenti passava tutto l'array, e ritornava vero solo se tutti erano veri, sum funziona in maniera duale. Sum si interrompe non appena trova un elemento che sia vero e itera su tutto l'array se tutti gli elementi sono falsi. Quindi con questo array, se ne facciamo che è quello di prima, se facciamo sum x diviso 2 uguale a 0, ritorna vero perché ha alcuni numeri pari al suo interno. Il 2, il 4. Ma in realtà per come funziona prova con 1 e 1 ritorna falso, quindi va avanti. Prova con 2, 2 per 102 è uguale a 0 e quindi immediatamente ritorna vero, interrompendo l'esecuzione di sum sull'array. Un altro metodo interessante è map. Mentre i primi tre metodi che abbiamo visto, uno per ciclare e fare quello che desiderate in un certo senso, un oggetto alla volta, il secondo e il terzo sono per verificare qualcosa, delle condizioni su un array, su tutti gli elementi di un array o su un pezzo di elementi di un array, il metodo map è particolarmente interessante perché passa ogni elemento dell'array su cui viene invocato a una funzione. Quindi ha una funzione e ritorna sempre un nuovo array
che contiene il valore ritornato dalla funzione che viene passato. Quindi ovviamente la funzione che passate deve sempre ritornare un valore. Questo può essere utilizzato per simulare, per esempio, il comportamento di un foreach con alcuni ovviamente cambiamenti. Perché? Perché innanzitutto il mapper ritorna un nuovo array, mentre il foreach ritornava undefined e gli altri due metodi che abbiamo visto, every e sum, ritornavano vero o falso. E qui in questo caso la funzione deve sempre ritornare un array. Quindi guardiamo un esempio. Questo manipola l'array. Prendiamo l'array A. L'array A con 1, 2, 3. Chiamiamo map. Map cosa dice? Map dice per ogni elemento di un array prendi l'elemento e moltiplicalo per se stesso. Quindi, e poi restituisci un nuovo array con il risultato finale. Quindi prendo 1 al primo, itero sempre sull'array, quindi prendo 1 e faccio 1 per 1 e restituirò, inizierò a preparare un array che contiene dentro 1. Poi prendo 2 e faccio 2 per 2 che fa 4 e aggiungerò all'array che stavo preparando 1,4. Poi prendo 3 e faccio 3 per 3 che fa 9 e quindi aggiungo all'array 1,4,9. A quel punto non c'è più nessun array, prendo questo array che ho preparato temporaneamente e lo memorizzo in B, perché ho finito. E quindi B conterrà 1,4,9. Se noi prendiamo anche l'esempio che abbiamo fatto prima col foreach, sempre con letters, potremmo scrivere letters.map dove ogni lettera diventa se stessa in maiuscolo. A questo punto cosa succede? Succede che noi, invece di avere un array che ha H maiuscolo, virgola, E minuscolo, virgola, L, avremo un array che si chiama uppercase, che avrà H maiuscolo, virgola, E maiuscolo, virgola, L maiuscolo, eccetera. Quindi se volessimo stamparla tutta attaccata, potremmo poi usare un join, come abbiamo già visto per le stringhe, e avere la stringa equivalente da uppercase. E ovviamente uppercase.join, non letters.join. Un altro metodo funzionale interessante che manipola l'array in maniera simile, diciamo filosoficamente simile a map, è filter. Anche filter come map crea un nuovo array, ma questa volta crea un nuovo array con tutti gli elementi che passano il test implementato dalla funzione. Quindi ho una funzione che implementa un test in maniera simile a quello che succedeva con every, ma questa volta invece di tornare vero o falso, genera un array con gli elementi di questo array originale che rispettano questo test. Se nessun elemento di un array rispetta il test, viene ritornato un array vuoto. E questa funzione, la funzione di callback, deve essere un predicato, deve tornare o vero o falso. Quindi la funzione di callback può essere simile a quella che si usava per every e per sum, quindi non deve modificare l'array, non deve fare operazioni sugli elementi dell'array, ma deve verificare, fare un test come every e sum, ma l'operazione restituisce un array nuovo che rispetta questo test. Quindi, per esempio, abbiamo il nostro array 5, 4, 3, 2, 1. Se facciamo filter x minore di 3, cosa dice? Cosa fa questo? Genera un nuovo array con i valori di questo array originale dove x è minore di 3. Quindi prende il 5 e dice 5 minore di 3, no, niente. Proviamo a costruirlo solo pen. Quindi filter creerà un nuovo array dove dirà x è uguale a 5, 5 minore di 3, no, niente. X è uguale a 4, 4 minore di 3, no, niente. X è uguale a 3, 3 minore di 3, no, niente. X è uguale a 2, 2 minore di 3, sì. Quindi iniziamo a memorizzare un 2 da qualche parte, virgola, x è uguale a 1, 1 è minore di 3, sì, qui ci mettiamo un 1, c'è qualcos'altro? No, quindi viene chiuso 2 e 1 e questo è l'array che viene restituito. Questo è un altro esempio, dove invece di prendere l'elemento x, possiamo anche utilizzare un altro parametro che è l'indice. Quindi se usiamo un parametro solo di questo filter, il parametro è l'elemento, se vogliamo possiamo anche avere l'indice. In questo caso usiamo l'indice per prendere solo i valori, diciamo, dispari, dispari in posizione, che casualmente sono anche dispari nella realtà.
Quindi questo, il 5, il 3 e l'1, quello nella prima posizione, nella terza posizione, nella quarta posizione. Infine, reduce. Reduce combina, fa un'operazione di riduzione o combinamento di elementi di un array. Quindi reduce combina gli elementi di un array, utilizzando sempre una specifica funzione che viene passata, per produrre un singolo valore. Quindi non per produrre un array, non per produrre, magari per produrre anche true o false, ma un singolo valore, non un array, come per esempio nel caso di map. E questo reduce è un'operazione comune nella programmazione funzionale e si chiama anche inject o fold, oltre a reduction e combination. Reduce, a differenza dei metodi precedenti, prende due argomenti. Il primo è la funzione che deve poi realizzare l'operazione di combinazione o di riduzione. Quindi combina o riduce 2, 3, 4, 5, 80 valori in 1. E sempre reduce si applica sugli array. E poi come secondo parametro un valore opzionale iniziale da passare alla funzione. Se questo valore, che è opzionale, non viene passata la funzione, non viene specificato, viene utilizzato il primo elemento dell'array come valore iniziale. Allora, cosa fanno? Anche il primo parametro della callback che noi passiamo, quindi questo accumulator, che è il primo parametro che dicevamo prima, contiene il valore fino ad adesso della riduzione, mentre current value, scusate, prima abbiamo detto che reduce prende due parametri, la funzione e il valore iniziale. Allora, questo, per esempio, è il valore iniziale e questo, invece, è la funzione. La funzione, a sua volta, ha due parametri. Uno è quello che si chiama accumulatore e l'altro è quello che è il valore corrente. L'accumulatore contiene, come una variabile temporanea, il risultato dell'operazione di riduzione svolto fino in quel momento. Val invece contiene il valore corrente dell'operazione. E questo è diverso rispetto al for each, rispetto al map, dove avevamo solo il valore corrente, dove la nostra o anche rispetto al filter, dove la nostra x era l'elemento attuale. La nostra x, il nostro elemento attuale, è questo current value, è il secondo parametro. Allora, cosa fa? Cosa fa reduce? Allora, prendiamo sempre la nostra array di prima, 5, 4, 3, 2, 1, e facciamo sì, noi vogliamo semplicemente fare la somma, sommare i valori tra di loro, partendo da 0. Quindi se ne facciamo, vogliamo fare 5 più 4 più 3 più 2 più 1. Allora, come facciamo? Possiamo scrivere reduce, come sempre due parametri, il primo è l'accumulatore e il secondo è il current value, e facciamo accumulatore più current value 0. Quindi, cosa fa questo reduce, se proviamo a immaginarlo passo per passo. Allora, il primo passo, il valore corrente sarà 5 e l'accumulatore sarà 0 perché non abbiamo ancora inserito niente. Quindi facciamo 0 più 5. 0 più 5 fa 5 e questo valore viene messo nell'accumulatore. A secondo, poi l'array. Iteriamo sull'array, prendiamo il 4, il 4 viene inserito nel valore corrente, l'accumulatore varrà 5 e quindi facciamo 5 più 4, che fa 9. Questo 9 viene messo nell'accumulatore. Iteriamo, andiamo a 3, 9 più 3, qui ci sarà 9, qui ci sarà 3, quindi facciamo 9 più 3. Il risultato 12 nell'accumulatore. Poi il 2 assumerà il valore corrente, l'accumulatore sarà sempre 12 e quindi 12 più 2 fa 14. Il 14 viene memorizzato nell'accumulatore. Current value a quel punto viene iterato un'altra volta, diventerà 1 e quindi 14 più 1 che fa 15. E questa operazione di reduce finisce l'array e quindi a.reduce ritornerà
il valore è 15, che è la somma dei valori. Allo stesso modo potremmo per esempio fare la moltiplicazione, l'accumulatore per ogni valore, quindi 5 per 4 per 3 per 2 per 1, che fa 120, oppure possiamo fare cose un pochino più complicate. O, per esempio, se noi volessimo sapere qual è il valore più grande di un array, allora potremmo dire se l'accumulatore è maggiore del valore, allora restituisci l'accumulatore, altrimenti restituisci il valore. Cosa succede? Succede che al primo giro abbiamo l'accumulatore che è 5 e il valore che è 5. Sì, qui probabilmente sarebbe meglio mettere un valore iniziale tipo 0, e se dobbiamo fare il massimo, immaginiamo che ci sia un valore iniziale che è 0, ma va bene anche con 5, quindi il primo valore è 5, l'accumulatore è 5 perché non c'è un valore iniziale, quindi prendiamo il primo, quindi 5 maggiore di 5 no, e quindi restituisco il valore, quindi metto 5 nell'accumulatore. Al giro successivo diciamo 5 è maggiore di 4, sì, e allora restituisco 5. E quindi metto di nuovo 5 nell'accumulatore. 5 maggiore di 3? No, allora restituisco l'accumulatore e rimetto 5 nell'accumulatore. E vado avanti così perché 5 è sempre maggiore. Se fosse un 10, qui invece di un 1, arriverei a questo punto in cui direi 5 è maggiore di 10? No, e allora metto valore nell'accumulatore e siccome poi l'array finisce, restituisco in questo array modificato dove invece di questo 1 c'è un 10, restituirei 10. Altrimenti restituisco 5, iterando sull'intero array. Quindi mi permette di fare alcune operazioni sugli array, maggiore, moltiplicazione, somma, eccetera, e restituire in questo caso un singolo valore che mi interessa. Questi operatori, a eccezione del for each, come abbiamo detto, possono poi essere anche concatenati. Quindi se noi per esempio prendiamo questo array di oggetti, un array di veicoli, i cui oggetti sono il produttore di auto, il produttore di auto, il modello di auto, il tipo di auto, il prezzo di auto, noi potremmo fare, partendo dall'array vehicle, applicare un filtro. Un filtro che dice restituiscimi, ricordate, filter restituisce un array. Un array che soddisfa questa condizione. Quindi dopo filter avrei un array che contiene di tutti questi solo quelli che sono di tipo SUV, quindi questo, questo, questi due e quest'ultimo. Dal risultato di questo array chiamo un map. Chiamo un map su v.price. Allora, se ricordate, il map ritorna un nuovo array che contiene solo il valore. Quindi in questo caso, da questo array con sub genera un nuovo array che ha solo price dei sub. A quel punto con reduce io voglio ottenere il prezzo medio dei sub. Cosa faccio? Uso sum come accumulatore, price come valore corrente, i è l'indice e passo anche array, che è questo vehicle, perché reduce oltre tutti questi metodi, oltre a, in questo caso solo il valore, in questo caso l'accumulatore per valore, possono avere altri parametri, uno è l'indice, l'abbiamo visto per il filter, e l'altro è un riferimento all'array, nel caso dovessimo ottenere delle proprietà dall'array stesso. E quindi in questo caso facciamo la media, facciamo l'accumulatore più il prezzo attuale diviso la lunghezza dell'array fino a quel punto. Allora, dato che l'accumulatore incrementa sempre, e alla fine avremo calcolato la media partendo ovviamente da zero. E quindi il prezzo medio di questi è 33.000, qualunque cosa sia. Ovviamente questo è solo un cenno alla programmazione funzionale, sui metodi principali che ci possono essere utili e servire. E come dicevo, andare in profondità o anche obbligarvi o suggerirvi di utilizzare la programmazione funzionale in JavaScript è fuori scopo, però alcune cose possono essere utili, soprattutto per la manipolazione degli array. Se volete approfondire l'argomento, di nuovo, extra, solo se volete, totalmente opzionale, il libro che stiamo utilizzando in queste slide, questo JavaScript The Definitive Guide
nel capitolo 7.8 fornisce alcuni puntatori addizionali e poi ci sono questi due link che possono essere due link utili con tanti altri link al loro interno per meglio capire la programmazione funzionale in generale e con JavaScript.